Buongiorno Daido, parliamo di un ennesimo caso di compromissione di repo GitHub privati, questa volta rivelato da Slack, la popolare app di messaggistica di proprietà di Salesforce, utilizzata da circa 18 milioni di utenti in tutto il mondo. Secondo un avviso di sicurezza rilasciato appunto da Slack il 31 dicembre 2022, alcuni cybercriminali sono riusciti ad accedere ai repository privati di Slack su GitHub utilizzando token di alcuni dipendenti dell'azienda che erano stati rubati. Tuttavia, Slack ha affermato che il proprio codice principale e i dati dei clienti non sono stati interessati dall'incidente. Aspettate che ho un fortissimo déjà vu. Dopo l'accaduto, Slack ha invalidato i token rubati ed è attualmente in corso un'indagine su eventuali impatti per i clienti. Al momento non ci sono indicazioni che zone sensibili dell'ambiente di Slack, come l'ambiente di produzione, siano stati accessibili, tuttavia per precauzione l'azienda ha rigenerato tutti i siti interessati. Slack ha anche fatto sapere che sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'avviso, l'accesso non autorizzato non è stato causato da una vulnerabilità intrinseca della sua piattaforma, ma che continuerà a indagare e a monitorare per eventuali ulteriori esposizioni. Peraltro, questo avviso, pubblicato sul blog ufficiale dell'azienda appunto il 31 dicembre, è stato indicizzato da Internet Archive solo 5 giorni dopo e Bleeping Computer aveva scoperto che la pagina conteneva un metatag no index, quindi chiaramente non è che avessero una gran voglia di dargli visibilità. Questo incidente si aggiunge a quello di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, di LastPass, e a un altro cosiddetto incidente che riguarda CircleCI, una piattaforma di CI/CD molto usata, soprattutto su GitHub. Mercoledì scorso, CircleCI aveva avvisato i propri utenti di cambiare tutte le secret usate sul servizio e che aveva invalidato i token Project API, che vanno quindi ricreati. Quello che sconcerta e spaventa in tutti e tre questi casi che abbiamo citato è la mancanza di completa trasparenza. Anche in quest'ultimo avviso che riguarda CircleCI, che potenzialmente è devastante visto che potrebbe aver esposto i secret di migliaia di organizzazioni, si usano termini opachi come incidente e vaghe rassicurazioni come siamo sicuri che ora non ci sono intrusi attivi sui nostri sistemi, quindi forse suggerendo che in precedenza invece c'erano. Non sappiamo esattamente cosa sia stato compromesso, come gli attaccanti siano entrati in possesso delle chiavi e per quanto tempo abbiano avuto accesso. Nel caso di LastPass, peraltro, qualche mese dopo abbiamo scoperto che il caso era più grave di quanto inizialmente comunicato e ancora non sappiamo se le informazioni condivise finora siano complete. Con Slack e CircleCI pare ripetersi lo stesso schema e tuttavia l'unica cosa che ci viene chiesta di fare, oltre a cambiare le secret, è fidarci. Ma la fiducia si conquista con la trasparenza, come tutta la cultura open source ci ha insegnato negli ultimi decenni, non con l'opacità, con le informazioni parziali, con i giri di parole di comunicati pubblici redatti dagli uffici marketing. Peraltro, come giustamente riporta Ars Technica, potrebbe non essere un caso che questi incidenti si siano verificati a poca distanza, visto che, come sappiamo, questi servizi si basano su un ecosistema di CDN, sistemi di autenticazione, repository di pacchetti software, eccetera. È la cosiddetta supply chain, che abbiamo già visto, protagonista di compromissioni notevoli l'anno scorso con Twilio e nel 2020 con SolarWinds. Quindi bene, era tutto per questa prima puntata della settimana, iniziamo carichissimi direi e appuntamento alla prossima.